Oggi con le nostre telecamere siamo venuti qui alla parrocchia di San Giuseppe al Porto a Fano perché al suo interno è stato realizzato un presepe davvero particolare. Nello splendido scenario della chiesa, entrando a destra dall'ingresso principale, come ogni anno c'è il presepe che in questa occasione è stato dedicato all'area portuale. Denominato presepe marinaro, il fanese Rolando Gasparoli ha donato e realizzato dopo lunghi mesi di lavoro questa opera, inserendo tutti gli aspetti tipici della zona mare di Fano, dal faro della capitaneria di Porto al nuovo ponte del Lido fino ad arrivare ad un vero e proprio cantiere navale. Essendo nato in una famiglia di marinai e avendo davanti casa sempre il porto, vivendo nel quartiere del porto, ho voluto mettere la natività con la vita di tutti i giorni, quindi la vita portuale, quella che si faceva e si fa ancora adesso. Da Montegiove, la collina del Rosario, la darsena borghese con la liscia e tutte le barche, la chiesa del porto che ho sempre frequentato da piccolino, tutto l'ambiente marinaresco praticamente, abbinato alla Santa Natività. Una passione, quella del presepe, che Rolando, oggi sessantenne, porta con sé fin dalla giovane età. Papà aveva fatto una pescata miracolosa e di conseguenza l'antivigilia di Natale siamo andati a comprare i pupini per poter fare il presepe, e quello era stata la prima volta che ho fatto il presepe. Poi ho continuato a farlo. Mi sono assentato da Fano parecchio tempo e ritornando ho ripreso questa passione, che dopo veramente è diventata una passione in cui tutti gli anni o praticamente tutto l'anno, durante l'anno, penso e realizzo quello che potrei mettere sul presepe dell'anno prossimo. Infatti Gasparoli ha iniziato il suo primo presepe dalla finestra di casa che affaccia sul porto e che ben presto diventò famoso in tutta la città. Di recente però, dopo il suo trasferimento, grazie alla collaborazione dell'associazione Il Ridosso e la disponibilità del parroco Don Gianfranco Casagrande, si è pensato di allestirlo all'interno della chiesa in una versione più grande e in scala. Vorrei ringraziare Rolando. Guardando il presepio emerge la gioia, emerge la luce, il colore, emerge proprio la forza della vita che esplode dalla nascita di Gesù, dalla capanna di Betlemme. Il presepe è aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 12 e dalle 16:30 alle 18 fino al giorno dell'Epifania.